stabilità, appunto per verificare tutte quelle che sono le possibilità poi di sblocco del turnover e di recupero che sono legate a una ormai cronica carenza di personale, come anche è stato segnalato, probabilmente legato all'onclimatologia, lo sapete bene, vedo tanti amici come Ferdinando Amodio e Umberto Marinelli che fanno, sarebbe sbloccare il turnover anche arrivando a ottobre facendo i concorsi. Credo che i concorsi, e questa è proprio l'intenzione della giunta regionale del presidente De Luca, possano dare quella svolta in qualità di... Soffriamo molto, anche ormai più dei... Abbiamo visto. Che ormai siamo tutti quanti sopra i 50 anni, se si blocca questo passaggio, questo testimone generazionale che è fondamentale in tutte le cose della vita, ma che in particolar modo diventerà impossibile tra 10-15 anni, se non ci muoviamo subito, sarà materialmente tutto finito, saremo anche, come è successo in altri paesi nord europei, è stato due mercoledì fa a Roma col ministro della salute Lorenzini sul patto per la salute, e lì anche si incominciano a intravedere di mettere quel personale laureato, abilitato nel mondo della sanità e in poli di eccellenza accreditati di qualità in una rete regionale. Per cui credo, Presidente, che un polo oncologico come questo di Pagani, abbiamo visto anche il laboratorio di formazione dei farmaci, possa essere, candidarsi a essere un polo di riferimento, ma per l'area vasta della provincia di Salerno. Presidente, per l'attenzione che mostra al territorio, veramente grazie Presidente, e particolarmente ecco, nell'ambito sanitario aspettiamo una svolta da quello che diceva il dottore Sottore, sicuramente la renderà pratica, particolarmente in questo reparto che deve essere non più la speranza ma quella della concretezza. Abbiamo le professionalità giuste, lei l'ha verificato, quindi l'identità del reparto, dopodiché tutto quello che occorre per un grande funzionamento. Grazie a te caro Sindaco, io veramente due battute, innanzitutto per ringraziare tutti quanti voi per il lavoro che fate, la prima cosa che sento il dovere di dirvi perché è davvero bravo. Il problema di Pagani è che è rimasta sempre una realtà sospesa, a mezza strada, che ha vissuto una vita di grande precarietà, di grande incertezza, e quindi la prima cosa che dovremmo fare è questa, dare una certezza a Pagani. Pagani non può essere una realtà marginale, Pagani deve essere una struttura importante che ha una sua funzione, una sua destinazione che va oltre Pagani. Non possiamo avere a Pagani un ospedale dove c'è tutto. Abbiamo deciso di puntare su oncologia, ma su oncologia Pagani deve diventare il riferimento di tutto l'Adriosanese Ocerino e tutta la Salerno, no. Anche scientifico. Dal punto di vista terapeutico, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista del percorso di cura completo per il paziente e per le famiglie, cioè Pagani deve diventare uno dei punti di eccellenza di tutta la regione Campania. Ho detto ai medici, agli infermieri con cui abbiamo parlato, sono le cose che dobbiamo fare qui, ma quelle cose che decidiamo devono essere di assoluta eccellenza nazionale. Non ci sarà il problema delle risorse. Non utilizzare centinaia di milioni di euro di fondi europei che potevano essere utilizzati per acquistare le tecnologie, i laboratori, incredibili. A Napoli a fare solo un'operazione importante al Santo Bono, dove abbiamo acquistato degli impianti per una ventina di milioni di euro, 10 anni, siamo fuori il patto di stabilità, siamo fuori il piano di guerra. Allora preparate un progetto che sia il più ambizioso possibile, nazionale. Poi faremo un lavoro ovviamente sul personale, già da quest'anno noi copriremo il turnover, coprato nei 4 mesi passati per stabilizzare il personale precario. Abbiamo stabilizzato 2.000 dipendenti che erano a coprire i vuoti di pianta organica. È un lavoro che è in corso. Io non vi racconto la fatica che dobbiamo fare, perché in qualche caso dobbiamo partire non da zero ma da sotto zero. Abbiamo dovuto fare i conti con alcune realtà, soprattutto dell'area napoletana, dove si continuano a fare le doppie fatturazioni, cioè si continua. Ma cioè, se vi raccontassi quello, lasciamo. Allora. Noi abbiamo un'occasione storica di eccellenza. Se noi riuscissimo soltanto a frenare il flusso di pazienti che va a curarsi fuori della regione Campania, già faremo una rivoluzione.
vi do solo questo, per dare anche un incentivo economico ai medici, agli infermieri sulla base del lavoro che producono, cioè sarebbe una rivoluzione.